no. Allora, ciao, sono Sio, faccio delle cose buffe su internet, faccio i video, faccio i fumetti, faccio delle canzoni stupide e faccio anche un videogioco Super Cane Magic Zero. È un videogioco, si possono premere dei tasti, succedono delle cose e c'è un cane. Stai collaborando con uno studio italiano per lo sviluppo di questo gioco. Com'è nata questa collaborazione? Allora, mi hanno chiamato quelli di Luca Comics e mi hanno detto: scusa, ma tu sei Leo Ortolani? Io ho detto no, ho messo giù, fine. Il giorno dopo mi chiamano sempre loro di Luca Comics. Ah, scusa, per ieri, bla bla bla. E mi dicono: vuoi collaborare con uno studio italiano per fare un videogioco che è il tuo sogno da sempre? Io ho detto no, ho messo giù, fine. No, però alla fine ci ho ripensato, li ho richiamati, ho detto ok, mi hanno fatto conoscere questi ragazzi di Studio Evil, ho deciso che non volevano truffarmi e sono delle belle persone e dunque ho detto facciamo un gioco e abbiamo chiesto alle persone possiamo fare un gioco e loro ci hanno detto sì, ecco dei soldi. Ieri ti hanno definito quelli di studio, i ragazzi di Studio Evil un vulcano di idee, come è andato il processo creativo, come si è sviluppato? Io comunque avevo già un'idea vaga per un videogioco ipotetico nella mia testa, un RPG appunto buffo. Però più che altro il bello è stato confrontare le mie idee con i designer di Studio Evil. Dunque, parlando, scherzando, dicendo cavolate, si può dire cavolate su internet, dicendo cazzate, praticamente niente, sono spuntate fuori idee sempre migliori, che è sempre meglio parlare con più persone e vengono fuori idee migliori che da soli. Molto bello, okay. Evviva. Senti, tu sei partito da YouTube, possiamo dire. No. No, non sei partito da YouTube. Allora, da cosa nasce? Tutto Scottex. Nasce da tutto Scottex. Questo è stato pubblicato nel 2008. Okay. Questo. Nel 2000... canale del 2006. Nel mio canale YouTube è del 2006, però per tipo 6 anni non c'è pubblicato nulla. No. Avevo messo un video di Bulbasaur che evolve in Charmeleon e aveva tipo 500.000 di views. Ho detto cosa? Cosa? Ho detto proprio cosa. No, ma questo è il mio primo fumetto, questa è la raccolta. Ma tutto Scottex 1 nel 2008 con Shockdom. Però è dal 2006 che faccio fumetti su internet. Ed è da 2 anni che sono su YouTube. Più o meno, 2 anni e mezzo. E adesso con Super Cane Magic Zero avete utilizzato il crowdfunding. Quindi sono due strumenti basati sul web molto importanti. Secondo te internet è così fondamentale per gli artisti fumettisti giovani? Sì, siamo nel 2015, se non sei su internet non esisti, cioè semplicemente. Ah, certo, perché poi il fumetto si basa diciamo sulla carta, quindi sono due cose che possono sembrare distanti tra loro. Allora, non necessariamente, per esempio questo altro fumetto invece, questo è una raccolta di cose che faccio su internet. Io faccio fumetti principalmente su internet. Adesso sto facendo anche il magazine. Che questo è invece una roba esclusivamente cartacea, che però si può acquistare come ebook anche. Però io faccio un fumetto al giorno su Facebook. E dunque diciamo che è più importante la presenza online di quella offline. Mi piace anche quella offline, perché la carta profuma di colla. Come mai lo 0 e non il 7? Perché non Super Magic Cane 7? Beh, perché è il primo gioco che faccio, però non mi sento neanche ancora pronto per fare un gioco vero. Allora, prima faccio lo 0, poi faccio l'1 quando tutti avranno visto che questo gioco è bruttissimo, e quello che avrò imparato è faremo l'1 e così via fino al 7. Un saluto ai redattori di Repubblica.it. Volevo dire BuzzFeed fanpage. Ciao, ciao. Bravi che leggete questo sito, mi date dei soldi dopo. No, sto scherzando. Ah, ciao, vado, scendo le scale. Ciao. Incredibile! Questo era un fisheye, tipo si vedeva. No, assolutamente. Sei.